pizza a portafoglio con dopo esattamente 97 minuti di ritardo. Quest'ora penso che già ci avevamo fatti un'ora a Salerno. Siamo ancora a Napoli, ma abbiamo dato il kit di sopravvivenza di Trenitalia. Eccoci appena arrivati a Salerno, finalmente, dopo un'odissea sul treno. Mamma mia, che numeri! Pizza a portafoglio con salsiccia e patate e l'altra margherita, funghi e speck. Dai! Ragazzi, ho fatto un altro ordine, ho preso un'altra pizza a portafoglio con prosciutto cotto e fior di latte. Una cosa leggerina che ce la portiamo fuori però, perché qua siamo un po' pieni. Top! Ho preso un'altra pizza, bianca con cotto. Pizza a portafoglio a Salerno, veramente promosso. Dai, è arrivato il momento di provare il famosissimo, conosciutissimo Mr. Whippy. Mega gelatone sotto l'alberone e vai. Comunque la crema con i cereali dentro è una cosa assurda, cioè ti svolta proprio il gelato. La prossima volta devo fare solo creme senza gelato, mille creme, Mars, roba varia, secondo me mi conviene. Volge al termine il nostro giro a Salerno, ce lo siamo fatti in mezzo alle luminarie di giorno e anche di sera, come potete vedere qua. Abbiamo mangiato, devo dire, pizza a portafoglio ottima, locale approvato, Mr. Whippy già famoso però approvato anche lui. Adesso ci andiamo a prendere il treno sperando che non faccia ritardo come stamattina. Bella.